Ben ritrovati ragazzi, un nuovo video del Buddy. Oggi siamo sulla Big Vanilla perché, come avete visto, ieri è stato eletto il Big Re, ovvero il nostro caro amico Locolokis. E guardate cos'è apparso ovviamente fuori a casa mia. Io comincio ad avere il dubbio che sia proprio Loco a fare queste cose. E lode al Big Re. Ok, allora già vi dico che nella cesta ci sono cose spropositate, ragazzi. Non so chi le abbia prese, dove le abbia prese, non voglio saperlo. Ci sono anche 6 boccette di Respiro del Drago che vorrei tanto tenermi, ma guardate cosa c'è scritto qua. Purtroppo, signor Creeper, stia lì lei. È da un po' che ho un nuovo coinquilino che è un Creeper che sta in quell'angolino, lasciamolo lì e va bene così. Allora, diciamo che avresti potuto difendere meglio la corona. Ok, ci sta, va bene, lo accetto, lo accetto. Comunque per questa volta non esplodi, ma dovrei fare una cosa per me ancora. Ah, fa pure rima, che bravo. Nella cesta troverai regali da fare al nuovo Big Re, ma manca qualcosa. Dovrai creare un elmetto di tartaruga per salvare i tuoi Strider. No, ti prego, gli Strider, no, ma perché? Perché mi dovete fare queste cose? Il giorno in cui lo trovo, ragazzi, lo giuro, io me lo mangio. Detto questo, buon anno e felice anno nuovo. Allora, questa detta è molto da Nico. Peccato che Nico dice buon Natale e non buon anno. Vabbè, ditemi nei commenti cosa ne pensate. Però secondo me, Nico, sta roba qui mi fa sempre pensare di più a Nico. Ah, PS, già che ci sei, ruba qualcosa, anche visto che sennò mi annoio. Ok, ok, però stavolta sapete cosa vi dico? Il libro me lo tengo, così non scrive più una mazza questo. Allora, prendiamo queste cose e facciamo i regali ovviamente al Big Re. Quindi dobbiamo prendere, vabbè, sicuramente delle ceste che dobbiamo fare. Però mi sa che qui da qualche parte, oh, eccola qua, qua ho una shulker, quindi usiamo la shulker che è molto più carina. Mettiamo giù la shulker, mettiamo dentro le nostre cosine e andiamo a cercare di capire come fare questa roba di tartaruga. Perché in realtà, insomma, che devo andare a fregare le cose da Nico. No, visto che secondo me è Nico quella persona e non Loco, ma chi se ne frega, raga. Andiamo da Nico, andiamo a rubargli le cose. Andiamo a rubargli un po' di scrap di tartaruga, che sicuramente lui ha qualcosa da qualche parte. Vediamo, vediamo, raga. Poi ho in mente un po' di cose, perché insomma lui mi ha detto di rubare qualcosa, però non a chi e né a quando né a come. Quindi insomma, bella giornata. Vediamo se Nico ha dei cosi di tartaruga. Ma allora andiamo, permesso, buongiorno. A proposito, ha cambiato i nomi dei gatti che gli ho dato in live? Sì, li ha cambiati, mannaggia. Ma questo, ti prego, dimmi che l'ha lasciato. No, sì, li ha lasciati, raga. Oh mio Dio, io amo Nico. Vabbè, andiamo giù a rubare nel suo magazzino, va? Un attimino, ma giusto un attimino. Perché io sono sicuro che lui ha dei gusci di tartaruga per fare l'elmo in tartaruga. Mannaggia lui. Io non voglio che i miei Strider muoiano, ok? Va bene. Allora, signor Nico. Signor Nico, dove nasconde lei le cose? Allora, lei ha quale cose di tartaruga? Le uova? Però non è lì. Allora, vediamo, vediamo. Queste chest comunque sono molto confusionarie, in realtà. Devo sistemargliele, tipo girandogliele tutte. Uno di questi giorni glielo facciamo. Allora, nether, minerali. Beh, già che ci siamo, scusate, prendiamo un pezzettino di netherite da Nico, perché è giusta. Anzi, no, della netherite è un po' troppo. Però, ma sì, scusatemi, Nico mi fa sempre gli scherzi. Cioè, non lo so io. Un pezzettino di netherite, perché è giusto che deve pagare anche lui pegno al Big Re. E insomma, non ce li ha? Ma non è che nasconde le robe nei barrel questo schifosone, eh? Nico? Nico, nascondi le robe nei barrel. Nico, nascondi le cose nei barrel, Nico. Molto bene, ragazzi, molto bene. Abbiamo trovato dove Nico ha nascosto i suoi tartar shell. Vabbè, insomma, è un pegno bello importante per il Big Re. Però, insomma, Nico ha fatto anche lui tanti scherzi a Loco, quindi un po' se lo merita. Mi ruberò qualcosa anche a me per par condicio, però, insomma, cioè, non lo so, io dobbiamo fare una roba del genere. Allora, adesso abbiamo i nostri 3 tartar shell. Vorrei fregarli da Martina, ma ho paura che poi mi dia fuoco a tutta la caso me la faccia saltare con la TNT. In teoria non dovrebbe farlo, speriamo. Cioè non glieli rubo, appunto. Ho deciso che non glieli rubo. E vabbè, vado un attimo a casa mia, che così mi rubo io qualcosa, qualche materiale da regalare al nostro caro Big Re, ovvero Big Loco. E poi boh, vado a vedere un attimo a casa di Marci per prendergli qualcosina da dare al nostro Big Re. E vabbè, anche a casa di Steffefere magari. Non lo so, adesso vediamo. Però non so, Steffefere avevano già la casa distrutta, l'hanno rifatta, è un po' un casino. Quindi cosa regaliamo al Big Re di bello? Delle ceste, dei barili, delle cose, del cibo, del... Non ho ancora scoperto chi è questa persona. Secondo me è Lillo, comunque, nel dubbio, e va bene così. Allora, diamanti vuoto, redstone vuota, oro ne ho poco, ferro...
Vabbè, mi sa che per questa volta non gli regaliamo niente. Anzi, però potremmo regalargli una cosa che a lui piace, dei Chorus Fruit. Dai, gli regaliamo dei Chorus Fruit, che sono la cosa a cui tengo di più. I Popped Chorus Fruit e i Chorus Fruit normali. In più un piccone commanding. Va bene così, dai, su, scusatemi, eh. Cioè, va abbastanza bene, per favore. Cioè, siate clementi con me. Allora, mi sono rubato le cose. Bene, prossima tappa, io direi casa di Marci? Ma sì, andiamo a casa di Marci. E non freghiamo le robe importanti, ovviamente. Cioè, prendiamo una sciocchezza, una frivolità, un qualcosa che ci serve per farci odiare da tutti. Ok, come al solito, perché è giusto così. Permesso, salve, buongiorno. La porta la devo chiudere per ogni volta. Permesso, permessico. Allora, facciamo così. Da Marci prendiamo un libro commanding. Dai, oh, ok. Quindi la cosa preziosa, tra virgolette, di Marci l'abbiamo presa. Bel librettino commanding, tutto a posto. Possiamo andarcene via, nessuno si è accorto di niente. E andiamo da Bella Faccia, ovviamente. Dal nostro caro e unico Bella Faccia, che è proprio qua di fianco. Caro Bella Faccia, cos'hai? A parte che mi dispiace che gli è morto l'animaletto, quindi devo portargliene un altro. Vabbè, gliene porterò un altro, ragazzi. Dai, faremo i bravi, gliene porteremo un altro. Però, Bella Faccia, cosa c'hai di raro, di bello da regalare al nostro re? Questa canna da pesca con Unbreaking 1 potrebbe essere molto buona, però è delle... Vabbè, dai, una, ragazzi. Sono bravo anche con le cose, eh. Però io ho paura che mi facciano esplodere se non frego le cose a qualcuno. Quindi ho preso una Blaze Rod e va benissimo così. Volevo fare anche una cosa particolare, ragazzi. Se ho un foglio di carta, voglio, visto che Loco è sempre bravo con noi e lo devo ancora pagare, concedere l'utilizzo esclusivo su di me per un giorno, come se io fossi il suo collaboratore, ok? Una roba del genere, ragazzi, perché mi sembra anche una cosa carina e Loco se lo merita. Gliene facciamo uno e poi vediamo, insomma, se non ci sfrutta magari ne facciamo un altro, perché comunque mi piace aiutare la gente. A me, lo sapete che mi piace aiutare la gente, quindi è giusto che io debba aiutare le persone. Adesso andiamo a casa di Loco e piazziamogli le cose e basta. Cerchiamo magari se lui ha per caso gli altri shulker, cioè, però silenzio, in questo caso non lo deve sapere, eh. Mi raccomando, ragazzi, guai a voi. Siamo a casa del Big Re. Ragazzi, non ci credo ancora che Loco sia diventato il Big Re. Io purtroppo oggi non ho potuto, cioè ieri in realtà, non ho potuto combattere. E insomma, mi dispiace tantissimo. Però rinominiamo questo bigliettino con bonus 24 ore comando 24 ore con te, due punti, buddy. Ok, perfetto, spero lo capisca, perché bonus 24 ore con te, due punti, buddy. Quindi nel senso, spero che capisca questa cosa. Sta arrivando anche la notte, andiamo a casa di Loco. Salve signor zombie che ci fa molto male. Salve cavallo zombie che non dovrebbe rimanere qui, perché lei è stato trovato da un uovo. E io veramente non lo so, mi dispongo, cioè, non ho parole, non ho parole, veramente. Allora, è arrivato il giorno, è arrivato il giorno. Non ci resta che lasciare le ceste a casa. Però in realtà... cioè il signor zombie lì che mi sembra molto cattivo. Allora lasciamo qui la shulker, mettiamoci dentro le robe preziose che abbiamo preso anche dagli altri. Quindi questo, un libro commanding. E in realtà gli devo dare anche questo piccone. Io ho paura di questo zombie, perché questo zombie ti one shotta, ok? È una cosa molto cattiva, quindi dobbiamo fare un po' il giro. Attenzione a non far scappare gli animali. Ma questo non è un animale, è uno zombie molto cattivo, che mi sa che adesso devo intrappolare in qualche modo, perché veramente è troppo. Ok. Ragazzi, già che ci sono, scrivo un attimo un libro a Loco dove gli dico che quelle cose sono mie, che qualcuno mi ha detto di regalargliele, e gli faccio sapere che, cioè, in senso, io gli do la mia fiducia, mi prostro a lui come grande cittadino della Big Vanilla. Così finalmente questo tipo che mi scrive i cartelli non li scriverà più. Ho sentito un tuono. E questa cosa non va bene, mi spaventa abbastanza la cosa, mi spaventa molto tanto. Ok, perfetto ragazzi, ho scritto: ciao Loco, sono Buddy, nella cesta troverai dei regali per rinnovare la mia fiducia al tuo regno. Lunga vita al re. Perfetto, allora facciamo così, firmiamolo pure. Oh mio Dio, ho sbagliato, no, lo devo rifare, mannaggia a me. Ok, perfetto ragazzi, sign and close, viva il re da Buddy per Loco. Perfetto, mettiamolo qui, così Loco in teoria dovrebbe leggerlo. Viva il re, intanto quello zombie lì mi fa sempre più paura. Però ragazzi, visto che mi hanno detto di rubare qualcosa, sto proprio pensando di rubare qualcosa al Big Re. Tipo come se gli stessi regalando anche queste cose, ma in realtà sono cose sue. E devo cercare in realtà anche le cose di tartaruga, perché devo fare pure quelle elmetto, che è l'ultimo
l'ultima cosa che mi manca. Allora, Loco veramente è veramente disordinato. Però in realtà dove posso cercarle ste robe? Dove le cerco? Intanto gli regalo una shulker arancione che è proprio bella, è proprio il mio colore, quindi glielo regalo in segno di benevolenza. Allora, qua non l'avrà messa, qua non l'ha messa, qua ancora meno, qua neanche, qui nemmeno, qua nemmeno, questo no, questo no, questo no, questo no, questo no. Ma dove l'avrà? Questo sì. Perché so che lui comunque stava cercando di fare delle tartarughe da Martina per farle accoppiare, per avere questa roba qui quando nascono i cuccioli, per farsi l'elmetto. Comunque vabbè, noi glielo facciamo perché siamo bravi. Gli facciamo l'elmetto e il pezzo che avanza ce lo teniamo come... Come segno del nostro disturbo, va bene? Va sì che va bene. Allora, mettiamo via anche questo. Diamogli queste armature che magari ci pensa bene. Questo rimane a me e... Ah, manca la cosa più importante. Il buono per usare 24 ore Buddy all'interno della Big Vanilla. Signor Zombie, mi lasci stare, non la sopporto più io lei, eh? Guarda te, se questo deve avere pure la guardia del corpo. Se l'è proprio creata apposta. Secondo me è stato proprio lui a voler vincere. Quindi secondo me è stato proprio lui il big ladro, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè. Vedo che qua è riuscito a togliere tutto tranne, vabbè, la trappola. Ma la trappola non è esplosa? Ma la trappola non è esplosa! Ma Buddy! Vabbè, raga, prendo la TNT che non si sa mai. Magari ci può servire. La 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 la. Bene, ragazzi, io direi che adesso possiamo tranquillamente volare verso casa, perché il nostro dovere è stato fatto. Ovviamente non dite a Loco che gli ho rubato delle cose. Guai a voi, ragazzi. Mi arrabbio veramente tanto. Vogliamo a casa, ragazzi, e poi ci salutiamo, perché questo bellissimo video purtroppo è giunto al termine. Consigliatemi qualcosa da fare insieme a Re, ragazzi, qua sotto, mi raccomando. Ed eccoci ritornati a casuccia. Oltretutto devo andare ancora a scoprire chi è la spia, però lo scopriremo in una prossima puntata, mi sa. Anzi, chiederemo proprio aiuto al Big Re, ragazzi, che ne dite? Vabbè, io per questo video comunque vi saluto. Ci vediamo in un prossimo video, qui sotto compriamo un altro video. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina, scrivete sotto che siete bellissimi. E ciao a tutti.